viaggiatori delle terre del Salento, oggi mi trovo nella patria dei Licunti. Siamo a Lucugnano, luogo dove si dice che visse un estroso e bizzarro arciprete tra il 1500 e il 1600, Papa Galeazzo, e i Cunti si sono tramandati fino ad oggi. Buongiorno, la posso disturbare? Lei conosce Papa Galeazzo? No, io non lo conosco perché quello era di qua, io non sto di qua. Ah, di dov'è? Salve. Ma ne hai mai sentito parlare dei Cunti di Papa Galeazzo? Sì, delle sue leggende, delle sue cose. Sa qualcosa? Ma io non lo conosco. No, se sa qualcosa, oh, se ricorda qualche detto. Ci parlavamo tra con l'amico, Papa Galeazzo qua, Papa Galeazzo là, c'è tante cose, ma... Vi posso disturbare? Ma qua c'è Lucugnano qua, sta no là. Eh? Dove sta la gente di Lucugnano? Qua sta. Ecco. Quello non è manco di Lucugnano, forse. Infatti, no, è vero, non era di Lucugnano. Ah, stanno intervistando gente che non è manco. Lei di Lucugnano? Ci mancherebbe, questi. Allora, io se vi dico Papa Galeazzo. Però scusa, per parlare di queste cose bisogna andare a quelli che sono più anziani. Noi siamo orgogliosi di Papa Galeazzo. Perché è stato un parroco abbastanza, un po' diciamo bizzarro, però era sempre a favore del popolo di Lucugnano. Allora, questo prete era un poco particolare e invitò, disse allo sacristano, scendi giù in cantina a prendere un poco di vino che dobbiamo dire la messa. Mo parlo di 4-5 secoli fa, no? Noi, gente, un popolo che non capiva niente nel latino, andava a vedere la messa, vabbè. Scende giù in cantina, muove una damigiana e niente, muove l'altra e niente. E una piccola batteva un poco di vino. Lui apre il tappo, questa c'è, ha detto, che me ne porto, detto. Tanto io tu dice la messa. E riempio la bollella, la cosa, l'ampolla di aceto. Al dire dopo l'ostia, bevetene tutti, questo è il mio sangue. Nell'assaggiare nel calice il vino, brrrr, madonna, questo ci è tuo. Si riporta lo sacristano che stava inginocchiato sullo scapaggio di chirichetto, che serviva la messa per lui. Istu vinus testa cetus, a lo sacristano, e tu istizionibis. E tanta la sacristia ne la vidimus dell'ufficio, ma... Questo, signora, ecco, signora, vedete quanti... questo è solo uno di Papa. Io ne sono un altro, praticamente un contadino di Lucugnano sta andando in campagna alle mattine, diciamo, è una zona nostra, no? Strada facendo, si è accorto che ha dimenticato la zappa, deve andare a zappare, ha dimenticato la zappa a casa. Torna, non è come adesso, ognuno c'ha la sua stanza, era l'unica stanza e c'erano tutti che dormivano, mangiavano. Prende la zappa di corsa, però si accorge che uscivano quattro piedi dal letto, c'era la moglie con ricado, ora c'erano quattro piedi. Veloce è andato via e strada facendo, dicevo, erano due o erano quattro, avevamo questo problema. Allora la signora si è accorta che suo marito tentennava, è andato da Papa Galeazzo, Papa Galeazzo ha detto così è successo, mio marito è tornato e mi ha scoperta con l'amante nel letto. Ha detto Papa Galeazzo, cosa avete mangiato ieri? Ha detto, noi sempre i fasuli mangiamo, ha detto, io mangiamo, noi mangiamo caviale e champagne. Allora va bene, ha detto, dove sta? Alle mattine. Papa Galeazzo va in campagna. Vede questo signore da lontano che stava zappando e dice, buongiorno buoni uomini, che io solo sono qua, detto. Si avvicina Papa Galeazzo e dice, Papa Galeazzo, detto, io solo sono, detto, perché dice buon uomini? Noi siamo due, tre. No, detto, Papa Galeazzo, io quando mangio fasule la sera vedo doppio, detto. Ah, caspita, questo detto, meno male che non ho detto niente a mia moglie, perché anch'io ho mangiato fagioli, ho visto doppio nel letto. Questo è un altro culacchio di Papa Galeazzo. Vedi quanti? Lei ne sa qualcuno? Dai, uno, me ne puoi raccontare uno? No. Papa Galeazzo, come voglio faccio, dice, faccio a modo mio, dice. Se mi vuoi seguire, seguire, se no, pace e bene, dice. Un buon pezzo pubblico. C'era un palazzo baronale qua, no? E c'era il barone e la baronessa. Non riusciva a partorire no. E chiama allora il prete, era la figura importante del paese e funzionava da notaio, funzionava da medico, funzionava, dava consigli a tutti questi poveri cristiani.
O barone, sai, da un galeazzo mia moglie non partorisce, detto, vedi se vieni, diciamo una preghiera, diciamo, e andò al palazzo. La signora, con le doglie, Gesù Cristo, ma è così, e gli venne l'idea, Papagliazzo, vede lo quadro della Madonna Santa Liberata, disse, oh mia bella Santa Liberata, fai che dolce sia l'uscita, come dolce fu l'entrata. Allora, con le risate, si partorì. Poi stava al seminario, era seminarista, doveva andare a fare, doveva diventare prete, stava al seminario. Nocchè all'esame, un vescovo gli fece la domanda, leggi qua Galeazzo, X Agnus Dei. E che vuol dire? E non sapeva tradurre in italiano. Ha detto, non lo sa, ti rimando, poi a settembre ci vediamo. Quando tornò a settembre, dopo 4 mesi, lo riconobbe, vescovo. Ah, tu sei Galeazzo? Ha detto, sì. Ti ricordi quella frase? E riportò sul libro la stessa. Leggi qua. X Agnus Dei. Ah, gli disse il vescovo allora che significava questo è l'agnello di Dio. Rilegge la frase, X Agnus Dei, e che vuol dire? Questo è il montone di Dio. Come il montone? Signor Vescovo, sono passati 4-5 mesi, sempre agnello. Ha parlato di Papa Galeazzo, quell'altro. Sì, quello non ha parlato. Tanti. Quello ha fatto Barzallette. Quello ha fatto l'allenatore. Abbiamo poche barzallette no, di parlare. Gli sapono tutto ieri. Ha voglia quanto sanno. Uno ha fatto l'allenatore. Vabbè. Ha fatto l'arbitro. Però almeno insieme possiamo fare un saluto alla chiusura? Dire, no? Dal paese di Papa Galeazzo Lucugnano salutiamo i telespettatori. Salutiamoli. Salutiamoli. A posto. Ciao. Questo è il paese di Papa Galeazzo. Come voglio te faccio?